L'incubo di tutti i dronisti, schermo che diventa nero e il drone che si tuffa nel lago. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. In primis vi invito a iscrivervi sul mio canale se ancora non fate parte della mia comunità. Vi assicuro che vi divertirete. Ma partiamo con il video di oggi. Ragazzi, vi ho fatto vedere solo l'inizio del video, adesso vi farò vedere le altre immagini. Me le ha inviate un mio iscritto, lui si chiama Roberto Tusolini e qualche giorno fa ha avuto questa disavventura. Ha avuto una disavventura perché lo schermo gli si è oscurato durante il volo e questo è un problema che hanno le ultime versioni della DJI Fly App. Infatti è una cosa nota che l'iPhone quando è in carica o quando si surriscalda a un certo punto oscura lo schermo, lo fa per proteggersi proprio dal surriscaldamento. Con le vecchie versioni della DJI Fly App i dispositivi iOS, dispositivi della Apple, non si caricavano automaticamente tramite il radiocomando. Dovevamo andare noi nelle impostazioni e abilitare la carica del dispositivo. Se non lo facevamo, il nostro smartphone non si caricava automaticamente. Per quanto riguarda invece i dispositivi Android, per quelli non c'era questa possibilità di scegliere se far caricare dal radiocomando il dispositivo oppure no. Si caricavano sempre. Ma a differenza dei sistemi iOS, i dispositivi Android non abbassano la luminosità dello schermo quando la loro temperatura aumenta. Quindi il problema è dovuto proprio a questa scelta della DJI di far caricare automaticamente anche i dispositivi iOS senza possibilità di scelta e il fatto che i dispositivi iOS a una certa temperatura abbassano la luminosità. Vi assicuro che non si vede niente. Se anche andiamo sullo slider della luminosità e lo portiamo al massimo, non cambia nulla. Roberto si era già accorto di questa cosa. Gli era successo già due volte e aveva stoppato le riprese. Quando lui è volato era una giornata molto calda. La terza volta che gli è successo, ragazzi, ha rischiato di perdere il proprio drone. Stava facendo dei voli sui laghi di Fusine nel suo Friuli. Ha voluto fare una delle riprese più suggestive quando si vola sull'acqua, ossia partire da una certa altezza, 10, 15, 20 metri, e abbassarsi il più possibile, stando a 2-3 metri di altezza rispetto alla superficie del lago. Guardate qui che immagini stupende. La utilizzano anche in cinematografia tantissime volte, molte volte con il gimbal verso il basso e pian piano che si alza per far vedere, per far scoprire una città, un porto oppure una barca. Proprio durante questa operazione che Roberto ha fatto in modalità sport, io vi consiglio di utilizzare sempre la modalità o normal o cine smooth, tanto siete voi in post produzione che aumentate la velocità, però torniamo a Roberto, era in sport mode, stava andando quindi molto veloce con il suo Mavic Mini e a un certo punto lo schermo è diventato completamente nero. Ha alzato subito lo sguardo per guardare il suo drone a vista, era solo a 50-80 metri di distanza. E a quel punto l'incubo ha visto il suo drone tuffarsi nel lago, ha alzato subito lo stick di sinistra e ha visto il drone uscire dall'acqua con gli schizzi che andavano dappertutto. Il suo Mavic Mini era entrato in acqua a 46 km orari. Probabilmente stava facendo la ripresa un pochino, lo stick di sinistra era ancora giù. Per quel motivo in quella frazione di secondo il drone si è infilato in acqua. Gli è venuto poi d'istinto vedendo la scena, ma anche sentendo il suono, mi ha detto, del tuffo,
ha alzato lo stick di sinistra verso l'alto e per quello il suo non è riuscito subito a rialzarsi, però gli è andata di culo, non si può dire altrimenti. Il drone è salito circa 7 metri altezza e è rimasto in hovering. Inoltre il drone a un certo punto ha iniziato a andare a destra e sinistra dove voleva lui, non c'erano più satelliti, non riusciva a fare nemmeno il ritorno a casa automatico, ovviamente è andato in panico, non poteva essere altrimenti. In questi casi dovete in tutti i modi tentare di mantenere la calma. Comunque lo stick di destra funzionava, quindi è riuscito a far tornare il drone a riva, l'ha fatto atterrare, è riuscito addirittura a farlo atterrare sulla mano, ma il drone era pieno di acqua. In questi casi la cosa migliore da fare è spegnerlo subito, rimuovere la batteria e non accenderlo più, se non dopo una notte almeno che è rimasto nel riso. Lui la prima cosa che ha fatto comunque è asciugarlo con lo Scottex, però ha rimesso subito la batteria e l'ha acceso, questo un errore, infatti gli ha dato errore grave, c'è stato il rischio che si bruciasse. Tra l'altro con errore grave non ripartiva nemmeno più. È tornato a casa, ha utilizzato un phone e l'ha asciugato perfettamente, anche questo lo sconsiglio a meno che utilizziate dell'aria fredda, ma dovete star lì tantissimo tempo, molto meglio il riso va a nidrificare l'ambiente perché va a assorbire l'acqua. Al di là di questo, comunque l'operazione nel suo caso è riuscita, il drone va perfettamente, si è salvato. Bisogna dire che il Mavic Mini del nostro amico Roberto si è salvato. Mi ha chiesto Roberto di raccontarvi questa storia per mettervi allerta di questa problematica con i sistemi Apple, con i dispositivi iOS. Si è trovato in una bruttissima situazione, avere lo schermo inservibile e stava facendo una ripresa ed era concentrato proprio sullo schermo prima che diventasse tutto nero. Quindi prestate la massima attenzione, sono qui anche per darvi dei consigli. Primo consiglio, aggiornate sempre il vostro iPhone. I vecchi modelli si aggiorneranno fino a un certo sistema operativo e non andranno oltre. Comunque voi aggiornate sempre il vostro dispositivo. Secondo e importantissimo consiglio, prima di volare, ma in generale, chiudete tutte le applicazioni che non vi servono. Tantissimi hanno un sacco di applicazioni aperte senza nemmeno saperlo. Quelle che utilizzano di più la CPU ed è quella che scalda sono le app di navigazione come le mappe, la stessa Safari, quindi il browser del nostro dispositivo Apple, il Wi-Fi e il Bluetooth. Il Wi-Fi molto di più, per esempio, delle reti come la 3G o la 4G. Se potete andate anche in modalità aereo, quindi togliete la connessione alla rete dati. Ovviamente terzo consiglio, tenete il vostro cellulare meno possibile alla luce diretta del sole. Quarto consiglio che posso darvi, se potete non tenete, in quei casi quando volate con il caldo, queste cover di plastica sul vostro smartphone, perché diminuisce la capacità di dissipare il calore del telefono. Sono dei gusci protettivi, ma purtroppo si scaldano anche e non permettono lo scambio con l'ambiente. Questo invece è un ultimo consiglio più tecnico, se avete molti problemi legati alla batteria, al surriscaldamento e allo schermo che diventa nero, provate ad andare nelle impostazioni, nella voce generale e cliccate su ripristina impostazioni. Fate un tentativo. L'importante è che non clicchiate inizializza, perché in quel caso vi riporta le condizioni di fabbrica. Fate attenzione, cliccate solo su ripristina impostazioni. Al di là dei consigli che vi ho dato, spero che la DJI, a cui ho già scritto un paio di settimane fa, ponga rimedio per i sistemi Apple, torni a mettere la possibilità di disattivare la ricarica del proprio smartphone da parte del radiocomando. Secondo me è una cosa utile, era utilissima. Mi è capitato a volte di avere lo smartphone scarico e grazie al radiocomando ho potuto volare comunque. Però ci deve essere la possibilità nelle giornate calde, se abbiamo lo smartphone già carico, sufficiente come carica per volare con il nostro drone, di disattivare la ricarica. Se no, c'è il rischio che ci succeda quello che è successo al nostro amico Roberto. Spero che questo video, soprattutto questo video, vi sia risultato utile. Se lo schermo comunque diventa nero, non andate in panico. L'importante è anche avere il drone a vista, così
potrete tornare a prescindere dal monitor nero. Io ringrazio ovviamente Roberto, invito tutti ancora una volta a iscriversi qui sul mio canale, come vedete ci sono sempre delle cose interessanti e utili. Seguitemi anche sui social Facebook, Instagram e Telegram. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!